Se non l'avete mai vista, oggi vi parlo di questa motozappa molto molto particolare, ed è la Puber, è francese, è la Vario 55PC3. Ci sono alcune caratteristiche molto interessanti di cui vi voglio parlare. È una motozappa della serie leggera, 60 kg di peso, ma ha delle soluzioni davvero intelligenti secondo me. Ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, buongiorno a tutti e bentornati. Allora, oggi per la prima volta vi parlo di una motozappa molto molto interessante e della Puber. Puber è un'azienda francese, è leader del settore, è il più grande costruttore al mondo di motozappe, 180.000 pezzi costruiti ogni anno. Qui in Italia probabilmente la conosciamo poco. E quindi mi ha fatto veramente piacere cominciare a collaborare con questa azienda, perché ho visto la scheda tecnica, ho visto un po' di video. In Italia non c'è molto, sono uno dei primi che ne parla. Questo sarà un video abbastanza tecnico, è solo una presentazione. Se volete vedere come funziona, dovete vedere il prossimo video. Qui vi mostrerò le soluzioni tecniche adottate, vi parlo della scatola del cambio perché è un brevetto mondiale. È una cosa molto interessante, caratteristiche tecniche principali, motore, potenza e soprattutto gestione dei comandi, che è davvero molto ricco. Allora mettetevi comodi, io l'ho già accesa perché ci ho giocato un po', non l'ho ancora utilizzata nel campo per non sporcarla, pensate un po', e avrei da fare i solchi per i piselli. Allora, come si concilia la scelta di provare una motozappa con la mia coltivazione no dig? Semplice, se avete visto l'anno scorso, i legumi a me nel compost non vengono, non c'è verso. Quindi ho bisogno comunque di seminarli nel metodo tradizionale. Quindi ho bisogno di una motozappa, un motocoltivatore. Motocoltivatore ce l'ho già. Questa invece casca a fagiolo perché devo lavorare il terreno. Sul motocoltivatore ho installato in modo permanente il piatto falciante, quindi per non doverla smontare ogni volta mi è capitata questa occasione e l'ho presa al volo. Del produttore Pubert vi ho già parlato e arriviamo subito con l'aspetto tecnico. Allora, è dotata di velocità variabile brevettata grazie alla scatola del cambio, di cui adesso mi avvicino e vi faccio vedere. La scatola del cambio è in alluminio. All'interno contiene ingranaggi e catena in acciaio costantemente lubrificati. C'è la possibilità di inserire una volta ogni tot di ore un po' di grasso al litio. Ovviamente si può aprire, si può revisionare, quindi è tutto a portata di mano. Questo modello dispone di due velocità avanti variabili, da 28 a 165 giri al minuto. Nello specifico, e vi faccio vedere la console di comando dove segnato, in prima velocità possiamo andare dai 27 a 67 giri al minuto della fresa, e in prima velocità, come vedete, si possono fare queste operazioni qua: assolcatura, aratura, scavapatate, fresatura. Ovviamente sono tutti utensili che io non ho, ma si possono poi mettere utilizzando le ruote aggiuntive che sono come optional, ma al momento non le ho in casa. Con la seconda velocità invece possiamo partire da 67 giri al minuto, arriviamo a 165 giri, che è il massimo. Ovviamente la variazione del numero di giri la facciamo con l'acceleratore manuale che abbiamo sulla parte sinistra delle stegole. In questo caso possiamo ovviamente lavorare un terreno morbido perché magari è già stato lavorato, quindi andiamo un pochino più veloci. Già che siamo qui, guardiamo la plancia comandi. Abbiamo l'acceleratore manuale estremamente leggero, abbiamo il tasto di spegnimento del motore, ovviamente anche d'accensione. Io l'ho posizionato qui sulla destra perché mi viene comodo, ma si può posizionare anche sulla sinistra. Quando vi arriva, se la comprate questa motozappa, se la acquistate nuova, vi arriva volante, voi dovete scegliere il percorso che più vi viene comodo, in base se siete destri o mancini, e la mettete dove vi viene comodo. Io sono destro, ho preferito metterla qui. Qui abbiamo la leva di innesco e disinnesco della fresa con la sicurezza. Se io non sblocco la sicurezza, lei non si muove, e questa è una sicurezza importantissima. Dovesse succedere qualcosa, qualunque cosa, soprattutto in retromarcia, quando si muove, vi ricordo che la motozappa non ha ruote, quindi il movimento lo fa con le frese. Ecco, se dovesse esserci qualche problema, basta lasciare, si fermano immediatamente le frese, il motore rimane acceso e lavoriamo in sicurezza. L'ultimo comando che vi voglio far vedere è il selettore delle marce. Con questo pomello in plastica antiscivolo abbiamo due marce avanti e la retro, e due neutri ovviamente. Il selettore delle marce si muove senza premere alcuna frizione, quindi in caso di blocco temporaneo basta smuovere un attimino la motozappa, si smuovono le zappette e quindi si muovono gli ingranaggi della fresa e lei si sblocca. Vedete, adesso ho smosso la motozappa, riesco a fare tutto quello che voglio. Generalmente su terreni duri si fresa in prima, giusto per cominciare a fare il solco, e poi eventualmente si ripassa in seconda per scendere un po' di più, per andare un pochino più veloci. Le stegole vi faccio vedere tramite questo comando a vite. Sono ribaltabili, si possono posizionare dove si vogliono, come angolazione di lavoro. Vedete, si può girare e quindi rifermare, si può abbassare, si possono girare per metterla via.
fin dove arrivano ovviamente i comandi che non danno fastidio, e la si può regolare all'altezza voluta quando si deve lavorare, in base alla propria altezza, così da rimanere dritti con la schiena. Quindi tutte le regolazioni che dobbiamo fare su questa macchina le si fanno senza l'ausilio di attrezzi. Nella parte anteriore vediamo il ruotino di stazionamento, di trasporto ovviamente, e nel momento in cui dobbiamo lavorare ovviamente dobbiamo tirarlo su. Il movimento è molto semplice, si fissa questo dove dentro c'è una boccola e quindi più di tanto non si può stringere, e si lascia morbido il bullone sopra. Quindi quando si deve spostare semplicemente si tira verso il basso, si piega, si incastra e siamo pronti a lavorare. Per tornare in posizione di spostamento si tira e si incastra. È molto molto semplice, non occorrono attrezzi, non ci sono ganci da inserire, è davvero elementare ed è alla portata di tutti. Bella soluzione, mi è piaciuta. Due parole sul motore, già che ci siamo. Allora, il motore è un Rato R210. Rato è un grosso costruttore di motori, fa dei motori un po' per tutte le aziende a livello mondiale, quindi lavora in un certo modo, sono motori molto diffusi. Questo è un 210 cm cubici di cilindrata per una potenza di 4 kW circa. Questo necessita di olio 10W30, ci vanno 600 cc, ci vanno tutti, e dopo le prime 10 ore di funzionamento va sostituito. Questo è il tappo di scarico e qui c'è il rabbocco e livello. In realtà fa rabbocco, livello e immissione. Tutto qui. Ora vi mostro una cosa che mi è piaciuta molto. Questo è il filtro dell'aria e in questo caso è a bagno d'olio. Dentro ci vanno pochi cc di olio motore, io ho messo un 1540, quello che avete va benissimo. Qui c'è il livello. La pulizia che riesce a dare il filtro dell'aria a bagno d'olio è ovviamente superiore a quella che può dare un filtro in spugna o in carta. Ogni tot di ore va sostituito l'olio, vedrete che col funzionamento si riempirà veramente di ogni tipo di scoria. E io ce l'avevo anche sull'altro motocoltivatore ed effettivamente ha una grande efficienza. I comandi che vi mostro qui sono quelli classici che si trovano ormai su tutti i motori. Abbiamo l'aria per l'accensione, così si accende, una volta che è andato in moto si rimette in posizione run e quindi lui è pronto a lavorare. E qui abbiamo il rubinetto della benzina, io in questo caso l'ho lasciato aperto ovviamente perché l'ho utilizzato prima. Il produttore della moto Zappa, come vi dicevo, è Puber e ha rimarchiato il motore 65 bh, ma come abbiamo visto sull'etichetta, quello ufficiale è un Rato. Dietro abbiamo il timone di lavorazione che può essere utilizzato in entrambi i modi a seconda della durezza del terreno, io in questo caso l'ho messo così perché è su terreni duri, e semplicemente si svita qui con le mani, è appena appena appoggiato e lui rimane in posizione. Forse un sistema a fori con una coppiglia avrebbe fatto un effetto migliore, nel senso che non c'erano viti da svitare in mezzo al campo, ma va bene lo stesso. Questo ovviamente si può smontare, c'è un bullone di grosse dimensioni che mantiene tutto in posizione, e qui poi si possono attaccare, come vi dicevo, l'aratro, l'assolcatore e lo scavapatate. Esteticamente mi è piaciuta molto, è semplice nella sua forma. I parafanghi arrivano smontati dalla casa madre, quindi sono molto pesanti e sono di un buon lamierato. Qui sotto ci sono delle asole, quindi basta mollare un attimino due bulloncini, si slitta il tutto e vengono fuori. Queste frese qui arrivano smontate, quindi si può decidere di lavorare con due frese per parte o con tre. Questa quindi è opzionale in base ai filari che si devono fare. E poi c'è il salvapiante, questa è la protezione per le piante. Anche questo, vedete, si monta il tutto con questi fermi. Molto molto semplici da mettere, è tutto incastro, non ci sono chiavi, bisogna solo fare attenzione al verso di montaggio delle frese, perché se si montano al contrario non lavorano. La fresa, a seconda di come viene montata, può lavorare a 85 cm come in questo caso, o a 60 cm se si tolgono le due estremità, quindi è molto versatile in base un po' al lavoro che si deve fare. Ho tenuto per ultimo questa caratteristica perché è la prima volta che la vedo e mi ha incuriosito tantissimo. Cosa succede nel momento in cui sono pronto a lavorare, premo la frizione, cominciano a girare le frese, gira anche quello che c'è qui dentro. Questo serve più che altro, ho visto le istruzioni, per mostrare a chi ci sta intorno che stiamo lavorando. Se volete, è un vezzo stilistico, a me è piaciuto moltissimo, è una cosa nuova che si vede questa ruota interna dentata che gira nel momento in cui lavoriamo. Noi ovviamente che siamo gli operatori non lo vediamo, ma chi ci sta vicino lo vede, è una cosa in più insomma. Il carter è di plastica e questo dona leggerezza a tutta la macchina. Tenete conto che con due viti, una qui
e una qua sotto. Io l'ho smontato per far passare, come vi dicevo, il connettore di accensione e spegnimento della macchina. È molto semplice da utilizzare, è fatto apposta per essere smontato alla portata di tutti. Ci sono delle Torx, delle brugole. Metto in moto, facciamo due giri soltanto per farvi vedere un po' come funziona la parte laterale, l'oblò, io lo chiamo oblò, e poi chiudo il video e ci rivediamo fra una settimana, massimo 10 giorni, per la prova su terra, insomma. Vi faccio vedere il movimento del cambio, è veramente semplice. Se si blocca, come vi dicevo, si muovono leggermente, lui riparte. Posso selezionare qualunque tipo di marcia o neutro. L'acceleratore si muove con un dito. Faccio la sicurezza dell'avvio della fresa e ovviamente il pulsante di spegnimento. Altro non c'è, è davvero molto semplice come moto zappa. Non ci sono cose strane da selezionare o da muovere, è tutto molto intuitivo. I comandi sono molto semplici. L'oblò mi è piaciuto, avete visto come funziona, quando mi muovo lui gira sia in retro che in avanti. Può piacere o non piacere, è una cosa che c'è, è una cosa diversa. Bene, ci vediamo fra una settimana e 10 giorni con la prova su campo. La riprendo in mano volentieri la moto zappa. Io negli ultimi anni mi sono specializzato un po' sul motocoltivatore, le moto zappe le ho abbandonate 3-4 anni fa, perché la mia era molto vecchia, si è rotta e poi niente, sono passato a motocoltivatore, quindi sono molto contento di averla ripresa in mano. Ringrazio Brumar per avermi inviato questo modello in test e ringrazio voi per essere stati con me su questo video. Fatemi pure le domande che ritenete opportuno su questo modello, vi lascio in descrizione un po' di link di dove acquistarla, non ne sono link affiliati, non ci guadagno nulla. Se avete dubbi scrivetemi pure, cerco di rispondere a tutti, anche facendola tramite con il distributore italiano, cerco un po' di rispondere alle vostre domande tecniche. Vi ringrazio nuovamente per essere stati con me, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ci vediamo la settimana prossima.